Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere da parte di Monica Celegato. Anche oggi, prima di iniziare, vi ricordo il nostro sito che è www.benessereinradio.it per ascoltare le nostre puntate, ma anche per trovare delle interessanti notizie. E adesso eccolo qui, reduce dal viaggio di Parigi, il nostro Nico Baggio. Bentrovato Nico. Ciao, buongiorno, ciao. Allora, caro il nostro make-up artist, noi adesso vogliamo innanzitutto sapere com'è andata a questo salone, immagino meraviglioso, che c'è stato al Louvre a Parigi. Com'è andata, Nico? Vogliamo sapere com'è andata. Beh, per quello che mi riguarda è andata benissimo. Non avevamo dubbi. No, è andata molto bene, devo dire che insomma mi sono difeso bene, ecco, nei confronti dei francesi. Ecco, è già ma questo. Comunque, no, ma la cosa interessante è che hanno fatto, beh, loro avevano organizzato una cosa secondo me molto bella, perché con molto gusto fare una kermesse sulla bellezza, sul make up dentro al Louvre, trovo che sia stata una cosa, una pensata geniale. Direi di sì. Perché il Louvre è proprio l'immagine, non so, del colore, della luce, del chiaroscuro, della, di tutto quello che fa parte del mondo dell'estetica, no? Mm-hmm. E devo dire che questa cosa, la cosa che ho trovato molto interessante è che c'erano molte aziende italiane, molte aziende italiane che praticamente esponevano, perché poi, sai, era tutta una cosa impostata su quello che è il discorso che serve per fare il make up, cioè dal packaging al prodotto. Ok. Cioè non c'erano espositori, non c'erano le ditte, ma c'erano quelli proprio che praticamente costruiscono il prodotto per il make up. Certo. E devo dire che gli italiani veramente ce n'erano molti, erano con delle esposizioni molto belle, sicché devo dire che c'è una grossa crescita. I francesi si devono un po' preoccupare, ecco, del nostro, mentre nella moda forse siamo un po' calati, infatti nel make up, beh, insomma, non è nel make up ci stiamo difendendo molto bene. Non è una cosa da poco soffiare sul collo ai francesi per il make up, Sì, anche perché bisogna pensare una cosa, io lo dico sempre, e possiamo anche fare i nomi, non so, da Dior a Chanel, e poi non so, Givenchy, Saint Laurent, hanno questi, hanno sempre fatto l'abbigliamento come veicolo trainante per vendere profumi e cosmetici. Assolutamente. Infatti loro i soldi li hanno fatti appunto coi cosmetici. Ecco. Cioè, sembra una cosa assurda, però insomma, no, è vero, è vero, cioè, io faccio vestiti e faccio i soldi con i cosmetici, c'è qualcosa, no, ma che anche torna, perché ma... guarda, se tu fermi una persona per strada e gli dici Chanel, sì, o dici Dior, è difficile che uno pensa subito all'abito di Dior o alla borsa di Chanel. Pensa, no, prima al make up, al profumo. Chanel sicuramente la prima cosa che ti viene in mente è il numero 5, no? Brava, ecco. Era il profumo più amato da Marilyn. Beh, comunque insomma, vabbè, quindi gran figurone per l'Italia, ci stai dicendo? Sì, sì, devo dire che personalmente avevo le beauty di Chanel che facevano la fila per farsi truccare da me, adesso senza volermi dare troppe arie. No, ma noi... Ma comunque devo dire che insomma è stata una cosa, un'esperienza molto bella. Poi c'erano altri truccatori, c'erano le grandi scuole di Make Up Atelier, che è una grande azienda francese che fa make up professionale per il teatro, per il cinema. Poi c'era Make Up Forever, altro gruppo, altra scuola molto importante, ma tutti lavoravano molto sul trucco artistico. Io ho preferito invece continuare a portare avanti questo discorso del trucco correttivo, personalizzato, un trucco fatto con grandi giochi di luce e ombre che servono appunto a correggere e a enfatizzare la bellezza. Questo è il nocciolo della situation. Bello. Anche se poi guardiamo i giornali e tutti i giornali parlano di trucco flu, trucco ispirato ai colori della pop art, colori tropicali e via dicendo.
sì, sono quelle cose divertenti che poi devo dire che le ragazze giovanissime che frequentano le movida, la movida nelle spiagge così mediterranee, magari ne fanno anche uso. Però il make-up è vero, è quello appunto che c'è e non si vede, no? Insomma, quello è quello più bello, secondo me. Però credo sia anche quello più difficile. È più difficile, ma credo che sia un accessorio di cui ogni donna oggi non possa farne a meno. È molto accettato, è invidiato, perché molte signore poi quando io le incontro, poi quando ci lavoro insieme, dicono adesso capisco perché quelle della televisione, sui giornali, le modelle sono così belle, perché se fatto in maniera sapiente, con le regole giuste, senza esagerare, tante volte molte donne dovrebbero imparare a non truccarsi, cioè prima di iniziare devono fare un'attenta analisi del proprio volto e dire: ma io mi posso truccare o non devo truccarmi? Quali sono gli elementi in cui devo focalizzare? Quali sono i punti salienti del mio viso che devo rendere ancora più evidenti e che magari riescono appunto a raccontare, oltre che così, un'immagine estetica, proprio anche uno stato d'animo, un modo di essere, uno stile per vivere, così certo, via. Certo, beh, insomma, questo è bellissimo, no? Perché comunque è in questo senso diventa un'espressione, diventa un'arte. Quindi non ci sono novità per quel che riguarda, perché giustamente ci dicevi. No, ci sono, ho visto delle novità, posso dire. Sì. Si sta puntando molto su un make-up resistente all'acqua. Un make-up, non so, un eyeliner resistente all'acqua, un ombretto resistente all'acqua, il mascara esiste già, un lipstick resistente, cioè un make-up molto molto resistente, che in passato non ha avuto grande successo perché rischiava di diventare troppo trucco. Invece adesso il prodotto si è raffinato molto e ho visto che molte case cosmetiche proprio cercavano di proporre questo make-up waterproof praticamente. Ecco, quindi sì, per non trasformarsi in panda, no? Perché dopo un po' che sei truccato, soprattutto col caldo, c'hai tutta sta cosa che e ti trasformi infatti in un panda. Ma infatti uno dei grossi problemi di qualsiasi donna che si trucca è che dice: io mi trucco però mi dura poco, la pelle assorbe il make-up, se ne va velocemente, anche perché poi dobbiamo pensare che una donna che oggi decide di prepararsi per andare in ufficio non è che ha molto tempo durante la giornata per riprendere in mano la situazione, sicché questo make up deve almeno garantire 8-10 ore diciamo di precisione, no? Certo. E ecco, quindi questa insomma, diciamo che era una delle grosse novità. E poi l'altra novità, molto spazio agli accessori, agli applicatori, cosa che io mi raccomando da molto tempo, lo dico sempre a tutte le signore: per fare bene un make up non basta avere un buon prodotto, ma ci vogliono gli applicatori giusti. Certo. Pennelli, pennellini, sfumini, spugnette, oggi sono diventati diciamo indispensabili per la riuscita. Bene, perfetto, quindi insomma delle buone novità ci sono, ecco. Sì, quindi adesso aspettiamo Make Up New York, la rassegna è verso la fine di settembre, e poi faremo Make Up a Mosca molto probabilmente. Wow, bellissimo. Bene, di questo allora ci racconterai più avanti. Intanto io, Nico, naturalmente ti ringrazio come sempre. Grazie a te. Ti aspettiamo presto, ok? A prestissimo. Ciao Nico, ciao. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere in un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.